Ciao a tutti ragazzi, io sono MetalDet, qua in un video completamente diverso, uno perché sono del touchpad perché ho perso il mouse e due perché sarà un tutorial come potete vedere dal mio desktop, perché potete vedere il mio desktop. Quindi, oggi impareremo le basi per creare una ROM. Quindi vi servirà una ROM da modificare ovviamente, Advanced Series, che è un pack di 3 editore sono... E per editare gli sprite, per editare le opponenti squadre, per editare la posizione in battaglia, che sembra una cazzata ma in realtà è molto utile. Quindi cominciamo con gli sprite. Questo Advanced Pokémon Sprite Editor è quello per editarli. Ora io la mia ROM ce l'ho nella mia chiavetta, è la Chrome che sto già cominciando a fare. Nonostante questo, ecco qua, prendiamo Bulbasaur e proviamo a metterci Snivy. Edit, Import All generazione 5, insomma, dove avete lo sprite. Gli sprite li potete trovare o così già pieni, allora dovete fare import all, synchronize. Poi vi lascerò anche il download del pack, ma sarà un form in cui vi dovrete registrare. E qua è editato. Farete write to ROM. Ora io non voglio salvarlo, però farete write to ROM, find free space, aspetterete un po'. E quando qua avrà trovato l'offset farete ok, ora io faccio cancel perché non voglio salvare. Quindi, sì, questo è come editare gli sprite normali, ma se, come se vi ho detto, se non l'avete proprio così, ma avete 4 sprite separati, unite le immagini, o come ho io per esempio dovrei avere qua lo sprite di Veltal, che avevo anche rinominato male, questo che è il front, update sprite, e lo reimportate. Vedete, ora si vede bene. Gli sprite, poi vi lascerò il link del sprite generator di Smogon da cui prenderli. Vedete, ora va bene. Anche se di quegli sprite non potrete mettere lo shiny. Infatti io e Veltal l'ho fatto così. Back e normale. Questo è il mio sprite di Veltal. E infatti vi faccio vedere anche qua i Veltal. Ho messo Zygarde, Xerneas, eccetera eccetera, ma questi ve li farò vedere più avanti. Sì, Tornadus. E questo è tutto per quanto riguarda gli sprite. Poi le icone devono essere 32x64 e devono essere fatte così, ora vi farò vedere. Allora apriamo la ROM, disco immovibile. Ah, un'icona che ho fatto io è appunto quella di Veltal, che deve essere così, 32x64, con lo stesso sprite copiato due volte. Ora vi farò vedere da dove prendere le immagini per le icone e come farle. Apriamo Firefox o il browser che avete. Scrivete l'IP è pokemon.wikia.com. Ho sbagliato, ho scritto M invece di punto, scusatemi. Quindi pokemon.wikia.com. Ora appena me l'avrà ricaricato vedrete il sito. Da questo sito potete prendervi anche lo sprite per le varie mega evoluzioni, come ho fatto io tra l'altro. E ora Pokémon, perché noi vogliamo cercare un Pokémon. Per esempio, partiamo subito con una mega evoluzione. Per esempio cerchiamoci l'icona che tra l'altro mi serviva di Mega Charizard X, quindi cerchiamo Charizard. Ora ce lo cercherà. E qui i risultati di Charizard, ora. Eccoli qua. Charizard M. Insomma Charizard. Charizard M è il glitch di rosso e blu. Ok. Ora lo sta aprendo. Eccolo qua. Farà vedere la catena evolutiva. E appena avrà caricato qua, vi farò vedere qual è l'immagine che dovete prendere. È questa qua. Tasto destro, salva immagine con nome. E se noi andiamo su Mega Charizard X in particolare, qua, dunque, questa, tasto destro, salva immagine con nome, e scegliete dove salvarla e la salverò in immagine. Dopodiché, l'aprite con Paint, ora mi si è pure imparato Firefox, ma non ci serve più. Vedete, ah, questo è 40x32 però,
quindi la fare ci tornerà meglio farla per orizzontale, che è la stessa cosa precisa. Vedete? Quindi allunghiamo e arriviamo a 64x32. Che sia 32x64 o 64x32 non fa nessuna differenza. Quindi tasto destro, la ridimensioneremo un pochino perché è larga, quindi copia e reincollate, meglio così, nella stessa immagine. Sbagliato, la spostate qua, posso vedere poco la coda, quindi ridimensioniamo, ecco qua. Là io lavoro abbastanza di precisione che dovrò rifare, quindi scusate, nuovo, salvare, incolla, ridimensioniamo un po' e di nuovo incolla, ridimensioniamo un po' anche questa, ho sbagliato, così dovrebbe andare, e ecco qua, file, salviamo l'immagine, lasciamo una, chiamiamola Charizard X icona, ho messo anche il più, vabbè. Ora, Mega Charizard X potrei mettere, ora è solo un esempio, ma per farvi vedere cambierò l'icona di Moltres, import image, dove ce l'avete, ora io ce l'ho su immagini, quindi desktop, immagini, e la cercate, quindi Charizard X, vedete? Ve la vedrà già qui come icona, potete anche cambiare la paletta, ma a me ci va bene così. Ho un occhio blu perché ci ho visto la sua trasparenza, perché lo sfondo era bianco. Quindi faremo write to ROM, poi mi discaricherò l'icona di Moltres e mettiamo, ora ho già salvato, ma con advanced map, così passiamo anche al prossimo passo, che è editare selvatici con advanced map, che serve anche per fare le mappe. Ah, già ho eliminato il collegamento. Quindi dobbiamo riaprire lo zip, eccolo qua, vi lascerò il link anche di questo in descrizione, oltre della Advanced Series e Advanced Map, ho sbagliato, Advanced Map, eccolo qua. Questo si può anche chiudere con gli Espro Apps, perché ho sbagliato ad aprire il file. Quest'icona qui, o se no file, apri ROM, la ROM in questione, però io stavo cercando l'Apras, sì, l'Apras Latios nel percorso 110, quindi editeremo lì perché sono più vicino. Da ini, o se no è uguale, da ini vedete i nomi, quindi root 110 e una mappa che qua vi farà vedere. Ora questa è la parte del ciclamicoli, andando in giù la quizzoteca aperta, per i percorsi della quizzoteca, i vari percorsi. Questa era la pista ciclabile, non mi serviva la pista ciclabile. Ok, non trovo più il percorso che dovevo evitare io, cacchio. Vabbè, se no voleremo. Quindi Lapras, sì, è Lapras ancora. Moltres, lo mettiamo qua. Vista Pokémon selvatici sono questi. Quindi Electrike, togliamo Electrike, Moltres. Ne mettiamo un po' di più per aumentare la possibilità di trovarli. Moltres, 4 dovrebbero bastare. Quindi salva mappa e salva. Ora i nomi, prima di provare i nomi con lo Yape, Yetana del Pokémon Editor, possiamo editare i nomi, evoluzioni e tutto quello che c'è da editare che non siano sprite praticamente. Poi vi farò vedere anche gli overworld. Sì, file, open Pokémon 2. Scusate ragazzi, dobbiamo intanto chiudere Advanced Map, sennò entra in conflitto con gli altri editor, eccetto gli quelli dell'Advanced Series di Pokémon Ruby, che infatti ora ci ha visto. Noi andiamo su Moltres, che non mi ha caricato perché ho sbagliato io. Moltres, gli cambiamo il nome e quindi Charizard M, non c'entra più nulla,
Sì, mettiamo Charizard M e basta, tanto si capisce. Evolution, se proprio vogliamo mettere, proprio vogliamo dargli un'evoluzione, ma da se lui sarà un'evoluzione. Andiamo su Charizard. Scusatemi. Charizard, pausate il mouse perché sennò non ve lo carica. Charizard, data un'evoluzione X, metteremo item e con la pietra lunare. In Charizard X abbiamo detto. Scusatemi. Charizard M, sì, Mega Charizard. Add. Ora file, save. Detto questo, ora possiamo andare a vedere se lo sprite di Moltres ha funzionato. Quindi io uso la Windy S Pro, la Windy S Pro, quindi VBA, VBAM, file, mi sembra che l'ho già caricata, caricherò its state, load game 3, sì, questa è la mia super capra, per necessità ho dato delle, dato a GoGo la possibilità di, ecco, Moltres, scusatemi ragazzi, la cazzata l'ho fatta io, quindi exit, save game, sono dimenticato di salvare, di aggiungere lo sprite che ho aggiunto solo lì. Quindi scusatemi, qua chiudiamo. Advanced Series, Pokémon Sprite Editor, Open, Pokémon Ruby, e Moltres. Ah, vi ho già capito il nome, è vero. Charizard. Edit, import all, dovrei averci a qualche parte lo sprite. Vediamo se lo ritrovo. Sono tutte le mie bellissime immagini, moltissimi sprite come potete vedere. Ok, non lo ritrovo, vabbè. E quindi ce lo andiamo a riscaricare dal sito, quindi dallo Smogon Sprite Generator. Eccolo qua. Ora, per le mega evoluzioni o per i Pokémon di sesta generazione dovete andare sotto, c'è sotto XY Sprite Generator. Quindi noi cerchiamo Charizard Mega X, salva con nome per il front, salva immagine con nome. Eccolo qua, immagine nome, Charizard Mega X va benissimo. Back, per il back, giustamente. Come immagino un nome, Charizard Mega X, ci attacchiamo, back. Se no, alcuni hanno anche lo shiny, ma non tutti, perché Charizard X no, per esempio. Quindi dobbiamo tornare su Paint e fare un altro ulteriore lavoro. Con Paint, quindi apri con. Selezioniamo lo sprite del Pokémon, quindi sgranerà un po'. Come avete visto, anche il mio Veltal era abbastanza sgranato. Tasto destro, ridimensiona. 64, ovviamente dovete spuntare mantenendo le proporzioni, se non riuscite, non riuscite mai a farlo così. 64x64, tutti gli sprite per i giochi Pokémon del Game Boy Advance devono essere 64x64. Quindi salva Charizard X front per differenziarlo dall'altro, apri, perché ora dobbiamo fare anche il back. Charizard Mega X, stessa cosa, selezioniamo e ridimensioniamo. Ridimensiona pixel 64x64, stesso lavoro, come vedete non è nemmeno poi così sgranato. Nuovo, non salvare, incolla, file, salva Charizard X back. Ora possiamo andare a aggiungerlo qua, import in singolo stavolta, perché appunto noi lo abbiamo in singolo, che sarà la mia chiavetta, scusatemi, quindi desktop, immagini, immagini, Charizard X front, synchronized, update e reimportato. Uguale, ora qua reimportato un'altra volta, synchronized e basta. Ora qua importate il back e dovrebbe già esserci, infatti è già presente. Ok, appunto save all changes o try to rom, siamo solo, se no dovete farlo o uno alla volta o save all changes, che vi consiglio di fare. Find free space, ok. Ora abbiamo salvato, riapriamo il nostro bellissimo emulatore,
file load game, ho sbagliato, recent, ora load game, regressive state 3. Ok. Uno skid, proprio ora non ci troviamo Moltres. Eccolo qua. Dobbiamo abbassare lo sprite, appunto con lo sprite position editor. E come vi avevo detto, non è una cazzata. Ok, ora andiamo. Già che siamo vicino a Selcepoli, andiamo a Selcepoli. E tutto ciò per controllare l'icona. Vi consiglio di tenere di colore sullo sfondo quando fate l'icona o lo sprite, di cambiare il colore in bianco se già nel Pokémon è l'intero è bianco, perché sennò me lo vedrà come quello spazio me lo vedrà come trasparente. Dopo siamo Oddish. Ora molte icone mi sono dimenticato anch'io stesso di cambiarle. Ritiriamo Mega Charizard X, eccolo qua. Lo faccio i Veltal, Mega Lucario, Zygarde, Mega Aggron, eccetera eccetera, Andors, sì. Eccolo qua. Questo è Mega Charizard X. Ora gli Overworld. Io l'ho già cambiato, quindi so che funziona, vi prego, credetemi sulla parola. Overworld. L'Overworld Editor, potete scaricare tutti questi file, tutti questi packet, eccetera, su FileTrip, ma comunque vi lascerò il link di ognuno in descrizione. Se è uguale stessa cosa, file apri-ROM, Pokémon Ruby, in questo caso, e scorrete fino allo sprite e volete editarli. Scorrete, scorrete, per esempio come potete vedere alcune palette mi sono cambiate, mentre aggiungevo altre, eccetera, eccetera, e sì, così. I vecchi è vero, perché ti raccontano storie. I Machoke, potete cambiare ogni singolo sprite Overworld, quindi di ciò che è sul mondo. Direi che il Magno, Fosco, il Super 4, sì. E Adriano Rocco, la nave, Pokebambole, via. Eccoli qua. Queste sono le Pokebambole dei Regi. E di Latios e Latias. Ora, questo è Xerneas, è già cambiato, i Veltal. E i Kami che erano sui Regi, che ho dovuto fare così, spenti, perché sennò si esagerava la paletta. Quindi rimettiamo i Veltal sui Veltal, perché sennò mi sballa tutto. Aspetta, i Veltal dovrebbe essere questo. Ma questo è Xerneas. Allora era... ce l'ho qua. Questo. Ok, importa palette, salva sprite. Quindi come potete vedere, dato che l'avevo già cambiata, non è cambiato nulla. Ora mi fa abbastanza fatica tornare dai Veltal, dato che l'ho già catturato, quindi vi prego, credetemi sulla parola o provate. Quindi sì, direi che per questo, anzi, vi insegnerò anche come fare delle basi di mappe. Ora, non sto a importare i tileset, sono ogni singolo blocco, sennò dovremmo rifarli tutti. Dovremmo rimettere a posto i singoli pezzi e sistemare gli warp. Quando entri in una porta e arrivi in una stanza, è perché c'è un evento warp dietro. Quindi sì. Facciamo sempre per i daini. Sono una cosa che il nome delle mappe qua sono in tedesco. Cerchiamoci sulla rosa, oh eccola qua. Qua ci sono i blocchi da sistemare. Facciamoci una bella cornice, una palestra, una palestra monumentale, potendo entrare nella quale, oppure qua c'è il cartello. Prendiamoci un po' di sabbia qua, facciamoci una bella pozza. Anzi, facciamoci questa bella pozza, giusta pure qua. No, facciamo qua, vicino a me. Perché non mi seguo? Così, tasto destro su un blocco e selezionerete un blocco già nella mappa e selezionerete direttamente quello. Quindi ora centrale, scusate, ho sbagliato. Ora la parte centrale, ogni singolo blocco fa la differenza, appunto. Un blocco poi qua e continuiamo a costruire la nostra bella pista. Così
un'unica palla che dobbiamo sistemare ogni volta in blocco. Ok. Qua. Questo. Va. Dai una pozzettina. Mettiamoci anche. Ok. Direi che possiamo. Ma possiamo aggiungere anche l'erba. Mettiamoci anche un po' d'erba per caratterizzarla. Allora lui non possiamo andare perché c'è la casa. Ma andiamo qua. Si può. Ok. Salviamo. Quindi salva mappa. File. Salva. Riapriamo il nostro emulatore che non so perché ha chiuso e andiamo a controllare. Detto questo, penso sarà tutto per questo video. Recent Pokémon Ruby. Pokémon Ruby. File. Load game. Okay. Voliamo. Dalla capra volante. Qua. E qua. Allora, no, sì. Eccola qua. La nostra bella pozza. Notate, non abbiamo aggiunto Pokémon selvatici qui. Non ci sono. Ma come potete vedere, questa è la nostra bella pozzettina. E quindi ha funzionato tutto. Ok ragazzi, per questo video è tutto dalla mia super squadra. Un Oddish con profumino che quindi non ha tirato nulla, perché non c'è nulla. La capra volante paralizzata, Darmanitan, Soriyama, eccetera eccetera. Quindi sì, detto questo è tutto e ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima.